gradi. Noi abbiamo ritenuto di poter e dover investire in questo percorso di approfondimento sui rumori, identità e migrazioni. E quindi quando il nostro presidente, Don Luigi Ciotti, ci ha dato la sua disponibilità ad essere qui il 1° aprile, mi ricordo di papà, questo 24° anniversario che ricorreva ieri, ma diciamo ieri era domenica, abbiamo preferito rinviare al 1° aprile, ho pensato che fosse importante, no, condividere questa riflessione in questo percorso. Perché è vero che la memoria di Francesco Marcone, così come la memoria di altre vittime innocenti di questo territorio, è appartenuta per molto tempo, per tanti anni, alle famiglie di queste persone, in maniera, come posso dire, preponderante. In parte è appartenuta anche a comunità, piccole o grandi. Nel nostro territorio è opportuno dire piuttosto piccole, però c'erano. La famiglia Marcone ha avuto la fortuna, nel momento drammatico che viveva negli anni 90, in un periodo in cui, e questo l'hanno vissuto sia i familiari di Nicola Giuffreda che i familiari di Giovanni Pannunzio, quindi abbiamo un po', ci siamo dovuti interfacciare con una comunità cittadina in cui il fatto che una persona veniva uccisa non era proprio uno strappo della comunità, non era un fatto da leggere così dal punto di vista storico, ma ci si sentiva immersi in una sorta di nebbia, di coltre vischiosa, orribile, in cui queste morti appartenevano al dolore della famiglia e soprattutto chissà perché erano avvenute.